Ciao Romanelli e benvenuti in questa nuova live e in questo nuovo video. Oggi siamo su Dragon Ball Xenoverse 2, come potete vedere, e andremo a fare un paio di missioni parallele su questo gioco. Se non ho fatto subito la intro è perché stavo controllando se andava tutto bene. Perfetto, allora andiamo a fare una missioncina che non ho ancora fatto, come questa qui. Sto portando questo gioco qui per vedere se magari va, vi piace, ecco, come gioco, o se magari oppure no. Allora, come alleato direi di portarmi Vegeta e Gohan adulto, così, totalmente a caso. Siamo già 3 spettatori, benvenuti. Welcome. Ok. Spero che si veda bene sia il gioco che la qualità della webcam. Purtroppo attualmente ho questa qui e non posso diciamo prenderne una. Però più avanti magari la cambierò. Ok. Facciamo subito. Così di prepotenza. Dobbiamo uccidere 15 nemici di Freezer. Sono gli sbirri di Freezer. Vediamo subito Super Saiyan 3, così manco il tempo di iniziare. Ok. Mano dell'anima. Non l'ho nemmeno preso. Fantastico. Carichiamoci l'aura. Dai, dai, venite che mi spacco tutti. E si vola. Kaioken Super Saiyan 3. Questo gioco lo adoro praticamente, come penso molti di voi. È stato uno dei giochi più belli del 2018, se non erro. Ho giocato al primo su Xbox 360 e adesso sto giocando questo qui su sulla One X, cioè la penultima console Microsoft. Mi trovo abbastanza bene, devo dire, con questa console. Ok, ne sono arrivati altri 3. Perché non mi calcola nessuno? Io non capisco. Ok, era da molto che non ci giocavo. Sinceramente preferisco di gran lunga Naruto, la serie di Naruto, più che altro il gioco. Perché poi, vabbè, a livello di anime, diciamo che un po' tutti siamo cresciuti con Dragon Ball. Quindi è anche normale, ecco. Eccomi ragazzi, scusate per il fatto che mi sono mutato. Allora, dicevamo anzi, la saga di Dragon Ball, vabbè, un po' tutti con Dragon Ball, però non so come mai, ma la saga di Naruto, per quanto riguarda il gioco, quindi la serie di Ultimate Ninja Storm, l'ho giocati praticamente tutti e mi piace molto di più, lo trovo molto più frenetico e molto più bello da giocare. Purtroppo Dragon Ball sia Xenoverse 1 che Xenoverse 2, quindi questo qui, mi piacciono un botto, però ho visto che
rispetto ad Ultimate, a Budokai Tenkaichi, alla saga dei Budokai e tutto il resto su PS2 altre console, era un altro gioco, totalmente un altro gioco, ed era molto più bello e mi piaceva molto di più, insomma. Ok, adesso stiamo combattendo contro Zarbon. Prima ci stava una combo che adesso non ricordo più. Perfetto, conclusione. Ok. Finale segreto. Così segreto non è, però va bene. E andiamo, torniamo su Namek. Oh, che cazzo è successo? Ok, torniamo su Namek. E vediamo contro chi siamo. Capitano Genio. Perfetto. Ci siamo anche la squadra Genio. Così la missione potrà definire finita. Tra l'altro potrei fare anche l'attacco Big Bang, tipo così. Perfetto, fa malissimo. Fantastico. Il gioco l'ho completato tipo un annetto fa. Però ho tralasciato tutte le missioni segrete, tutte le missioni parallele, la maggior parte delle missioni parallele, perché, ripeto, non avevo più voglia di giocarci. Anche perché comunque io gioco principalmente agli FPS, vabbè, Destiny, Far Cry, Call of Duty. E anche perché comunque non lo so, non mi andava di giocarci principalmente. Ok ragazzi, la missione è finita. Grado S, peccato, volevo prendere grado Z. Ok, passiamo a un'altra missione parallela. Un'altra missione parallela. Ha raccolto 7 sfere del drago. Non so come, però va bene. Allora, un'altra missione parallela. Cosa abbiamo da fare? Sfere del drago di Mac? No, direi di passare una missione più avanzata. Luigi Cooler. Facciamo questa qui. Stavo leggendo la chat, mi hanno scritto in una lingua che io non conosco, sinceramente. Allora, vediamo un po' come le altre, devi prendere mira. Cosa è successo? Non lo so, va bene. Succedono cose a caso. E prendiamo mira e Janemba. Così. Perché mi piace. Ok, fratello dell'imperatore. 100% Andiamo così. Lampo finale. Non è successo nulla, assolutamente. Vediamo Super Saiyan. Magari Freezer ci mette paura. Tra l'altro ho un botto di salute. Devo dire che l'ho potenziato parecchio questo personaggio. Un attacco Big Bang. Ok, ricarichiamoci l'aura. Favore, risparmiami. Tranquillo, Freezer. Goku ti salverà la vita. Anche se non te lo meriti, però va bene. Nel frattempo ci sta un cooler qui nella lava. Come al solito, totalmente a caso. Ah, ma ci sta ancora Freezer in vita.
L'avevo totalmente visto. Una volta ecco Kaioken e poi onda energetica. Bellissima combo. Ottimo, ottimo. Quindi ora si rialza, si trasforma, diventa più scarso di prima. Forma finale. Perché non muore? Forse devo uscire prima il fratello? Proviamo. Proviamo ad uscire il fratello. Attacco Big Bang. Dai, l'ha schivato. Che palle. Ma perché non muoiono? Dopo se ne sta andando. Così. Quindi? Meta Cooler. Wow. Da dove sono spuntati? Così. Sì che vabbè, sto gioco si basa giustamente su sistemare la storia, perché accadono cose strane nelle varie linee temporali. Quindi noi principalmente siamo dei difensori della galassia che dobbiamo aiutare tutti a rimettere le cose a posto. Quindi di cose strane ce n'è parecchio. Ovviamente non è canonica la saga di Xenoverse, perlomeno lo è, ma in modo diverso. Anche perché ci sono dei nemici che nell'anime originale non vengono non si vedono, insomma. Mira, Towa. Perché comunque sono personaggi di Dragon Ball Heroes, che è un gioco di carte, mi sembra, che fanno in Giappone. Ok. Il primo è stato ucciso, tiriamo il secondo Meta Cooler. Oh, ho sbagliato. Poi la telecamera, ragazzi, ogni tanto non si capisce nulla. Vabbè, ho capito, va. Andiamo, ci sono tre. Terzo livello. Lancio finale, dai che lo prendo, perfetto, l'ho preso. Per metà, però l'ho preso. Ok, conclusione suprema. Ecco che questa missione è stata completata. Purtroppo con grado S non riesco a prendere il grado Z. Magari dovrò ancora potenziare ulteriormente il mio personaggio. Non lo so. Comunque ragazzi, io direi di concludere qui il video. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e commentate qui sotto se volete altri video su Dragon Ball Xenoverse 2. Niente, iscrivetevi se non siete iscritti per supportarmi. E ci becchiamo al prossimo video e alla prossima live, perché vi ricordo che ho un canale Twitch, ve lo lascio qui sotto in descrizione. E niente, ci vediamo alla prossima con un altro gioco. Bye bye.